pronto? Pronto. Ma sei pronto o no? Pronto, chi parla? Ma no, non il telefono. Ho capito, scusa. Se sei pronto a ballare. Sono pronto, sì. Allora dai, rapido. Rapido. Zuppa, 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 zuppa. Prenderò l'amore in giro per le strade. Prenderò l'amore ovunque camminerò. Con il sole del mattino io mi alzerò e con l'acqua ed un panino io mi nutrirò. Notte e giorno sai o sandali e camminare. Meglio farsi frate andare a predicare. Vai vai vai, ma vai a farti frate. Basta con business Beatles. Farsi frate andare a predicare. Vai, 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 vai. Ma vai a farti frate. Basta con business Mittel e Dow Jones. Ascolta solo il cuore. Gialli, neri, bianchi, brutti e belli. Per un padani siamo tutti fratelli. Vai, vai, vai. Ti alleno io adesso sui tiri, adesso così va già un po' meglio, forza. Su, movimento, movimento. Oh, là. Sei pronto? Ti faccio un rigorino qua così, eh. Ecco fatto. Vabbè, che attento e proprio un bel rigorino, complimenti, bravo, bravissimo. Fra Martino, fra Giacomo, cosa state combinando? Ma superiore, ha tirato lui? Ma ci stavamo allenando un po', scusi. Chi si allena in campo? Atletica, da subito! Vi voglio scattanti, mi sembrate mozzarelli. Metti, andiamoci dentro! Muovete quelle gambe, forza sulle caviglie, dai, noi sembrate di più! Uno, cantare, due! Aia. Aia. Scusa, sai cosa ti dico? Sto esercizio mi fa venire un mal di testa. Oh! No!
Cosa c'è? Ma cosa c'è, Giacomo? Mi spacchi una gamba un momento. È un'entratina ho fatto, dai. Ah, la maniera di entrare questa qui. Ma questo niente, vedrai contro i carcerati che mazzolate di rifilo. Ma non sono mica carcerato io, scusa, scusa. Per chi tifi tu? Ogni tanto per l'Inter. Allora è anche poco, di più dovevo fare, di più. Sabato pomeriggio abbiamo la partita contro i frati. Ci pensate che figura facciamo se perdiamo? Gente dura come noi, contro i frati. Abbiamo una reputazione da difendere, ragazzi. Perciò dobbiamo vincere a tutti i costi. Sì, vinceremo, facciamo, sì. Vedrai. E non sarà facile, eh? I nostri avversari non vanno presi sotto gamba. Quelli con la scusa che sono frati meneranno come pazzi. E possiamo menare anche noi, sì, vero? Facciamo, sì, vedo che mi avete capito. E ora vi do la formazione. Tu, Gianni, che facevi il rapinatore, mi stai all'attacco, sperando che qualche gol me lo fai di rapina. Ok, mister. Tu, Franco, che facevi il borseggiatore, quindi sei molto lesto di mano, sarai il portiere. Ci penso io. E tu, Fabio, dimmi, che la tua specialità erano i furti con scasso, sarai centravanti di sfondamento. Li sfondo con piacere. Tu, Andrea, lascia fare a me. Furto con destrezza, ti metti a fare la mezza punta, il fantasista. Oh, gli altri tre, Pericle, l'albanese Sannazzaro, sono la linea difensiva, difesa 3. Sannazzaro, tu che dici di essere innocente, sarai il libero. Ok, ragazzi, gli spacchiamo le ossa, fraticelli. Complimenti, Fra Bortolo. Questi sì che sono dei parastinchi, come si deve. Eccola qua. Ah, ancora caldo, eh? Bello, bello. Fatto bene, proviamolo. Ma saranno regolari, sono regolarissimi. Senti che sono regolari. Qui sullo stinco, appoggialo lì così. Ah, qua. Dentro nella calza. Sì, dentro nella calza, lo infili lì, perfetto. Sai che calzano meglio di quelli originali. Grazie. Straordinario. Possiamo vedere. Come te lo senti, eh? Dà un po' fastidio, eh. Sì, dà un po' fastidio. Ma quando arriva il centromediano è tanto. Aia, Giacomo! Cosa? L'ho messo di qua! Scusa, ma mi sono sbagliato. Però questo ti dà l'idea di quanto serve il parastinchi se del calcio. Ce l'hai, però. Ho capito, mi sono sbagliato. Scusa molto, dimmi un secondo. Devo far vedere, nei miei palastinchi mi ci saldi su anche un bel paio di bulloni, così, eh? Grazie. Come fosse fatto. Grazie, molto gentile, diamo. Complimenti ancora, Andiamo, dobbiamo essere in forze per la partita. Non c'è in ballo solo il risultato. Dobbiamo dare l'esempio nell'eterno campionato tra il bene e il male. Ma per favore, Fra Biscardo, ma quale bene e male? Ma cosa stai dicendo? Questa è la partita vera, mica la metafora. Giochiamo contro dei galeotti, dei pezzi di galera. Non sono mica dei boy scout questi qui, eh? Io ho sognato che vinciamo 7-8-9-0. Ah, bene. E quanti gol fai tu? 5 gol li faccio io. 2 su punizione da 40 metri e 3 di serpentina, zic. Bravo, era proprio un sogno. Farà il portiere, te lo dico io. Il portiere lo farà Fra Bortolo, il nostro bravo, affidabile fratello guardiano. Bravo Bortolo. Scusate, avete deciso il colore delle maglie? Io devo comprarle, eh? Le maglie marron. Sì. I calzoncini marron. Sì. I calzettoni marron. Se fosse possibile anche le scarpe tutte marron. E attorno alla maglia ci mettiamo un bel cordoncino, ma per favore. Allora di questo passo... Gli avversari carcerati come saranno vestiti? Con le maglie a strisce bianconere. Che colore della Juve. Adesso capisco perché sono bianconeri. Prigionieri della vittoria. Così, grazie. Ragazzi, mostrare le dentiere. Su, forza. Sorridere. Evviva la squadra dei freddi. Evviva! Evviva! Come, che grossi. Voglio vedere quando picchiano addosso. Forza, i capitani si stringano la mano. Piacere. Prego, scelga. Testa. Croce, siamo frati, croce. Oh, palla nostra, campo nostro, dai. Forza ragazzi, su, scattare. Capitano, mi vorrei nella moneta? Oh, scusi, l'ho trattenuta senza balizia. Forza ragazzi, ricordate lo schema? Dovete passare la palla sempre a me, è chiaro? Pronti? Ci siamo. Si va, via. Come pecoroni! Passa la palla, passa la palla! Alla! Testa! Dai,
cosa fare. Ma dai, che vergogna, su. Ma che, quando tirano le punizioni, guarda, se ti beccano lì sono dolori, eh. È peccato toccarsi. Si diventa ciechi. Vabbè, noi diventeremo ciechi, poi tu magari diventi qualcos'altro. Su. Cosa c'è? Adesso perché ti tocchi, eh? Perché, eh? Aia, Giacomo! Dai, su, forza, via, su, forza! Un po' di vigore, dai. Un po' di vigore! Dai, Fabio, così, dai, non darti rispetto! Ma signorato, ma cosa fa? Ma Giacomo, ma no! Cosa fate? No, Pericle, non accettare provocazioni! Dentro gli schemi! Lei ha simulato, la prossima volta va fuori. Ho simulato io! Ma guarda! A me! Spoto! Ma signor Arbitro, ma cosa fa? Ma mi caccia fuori il portiere, ma capitano, ultimo uomo, azione da rete. Via già per... Mi scusi? Cos'è che ha detto? No, dicevo, fratello, vorrei cambiare il portiere. Vorrei mettere un altro giocatore. Martino? Chi, io? E chi, scusa? Di Martini, quanti Martini c'ho nella squadra? Cosa devo fare? Ho deciso che fai il portiere tu, eh? Capitano, in fretta, per favore, lo metto in porta. E il portiere? Ma di solito in porta ci mandano sempre quelli, o quelli grassi o quelli che non sono capaci. Senti, io so che se tu ti metti in porta succede come nella punizione, ti tirano addosso e tu pari. E vedi che allora non sono capace, secondo te? La maglietta, dai, su! No, dai, dammi il fratino, su, ecco, posto. Ecco, fila sta roba qui. Non so neanche come si fa. Così. Ecco, adesso vai alla porta, vai lì, tutti siamo dalle tue mani! Pronti? Ma non è il mio ruolo! Quanto manca? Ma un minuto, più il recupero naturalmente. Ma guarda questi, va! Che figura è Barbino, ma va! State zitto, va! Ma vanno mi piace! Ma guardate a giocare, per favore, fatemi il favore! I campioni sono in grado, siamo noi! Siamo noi! Siamo noi! I campioni sono in grado, siamo noi! Nessuno che abbia fatto quello che ho detto io, ma imparate a giocare! Oh Pericle, bevi e consolati. Ma diavolo, io bevo soltanto quello che apro io. Tanto prima o poi ti sa avvelena a te. Abbiamo perso, ora è stata una bella partita. Senti una cosa, fratello, ma... com'è che sei finito qui dentro? Ho ammazzato un uomo, dicono loro, ma sono innocente. Ah, sei innocente, eh? Non mi sono presentato. Veramente ti sei presentato e come? C'ho tutte le gambe blu, ma hai riempito di legnate. Mi chiamo San Nazzaro, Jacopo San Nazzaro. Ah, piacere, io mi chiamo Fra Giacomo. Per gli amici Fra Giacomo, Giacomo di nome e Fra di cognome. Cosa c'è? Tranquillo, non sono venuto a picchiarti perché mi hai parato il rigore. Ah, perché per un momento ho pensato magari vuol vendicarsi e mi dà una mazzuola. No, lo volevo solo complimentare.
Bravo, sei stato molto bravo. Nessuno mi aveva mai parato un rigore prima. Adesso, bravo, non esageriamo. Io non ho mai fatto il portiere, è stato un po' un miracolo. Diciamo che la provvidenza mi ha sollevato. Quando hai tirato, mi ha lanciato verso l'incrocio, l'ho presa, ma mica merito mio. Ti posso chiedere una cosa? Sì? Mi voglio confessare. Qui, adesso? Sì, c'ho un peso da togliere. È grosso. Allora, se è grosso, ti confesso. Andiamo qui dentro. Andiamo qui, che non c'è nessuno. Ok. Dimmi tutto, figliolo. Ho ucciso un uomo. Oh, ma Martino, va? No, niente, perché, santo cielo, però prima si comincia anche ho disubbidito il papà e la mamma, ho commesso un atto impuro, ma proprio ho ucciso un uomo, perdono, mi sono un po' confuso. Ma non sono mica dentro per questo. Ah, sì? No, sono dentro per reati minori, per l'omicidio, l'ho fatta franca. Ha pagato un altro per me. Un innocente? Gli hanno dato 30 anni per un delitto che non ha commesso. Vuoi sapere chi è? Chi è? È Sannazzaro, il capitano della nostra squadra. Oh, se quello lo viene a sapere, mi sputella. Mamma mia, che peso che mi hai dato, ragazzo. Questo non è un peso, questa è una montagna. Io non so, sono un umile frate, non so se riesco a sopportare un peso simile. Non so se riesco a tenermi tutto. No, e invece lo sopporti e come? Pericle, che cavolo ci fai qui? Vai in cella con gli altri, andiamo. Si sta confessando, Va bene? Dai, vediamo di nuovo. Nome Padre, Figlio, Spirito Santi, amen. In nazionale, i frati in nazionale, in nazionale, i frati in nazionale. Chi non sa attaccarci il ratto, chi non sa attaccarci il ratto, chi non sa attaccarci il ratto, Possiamo dire che è stato un miracolo a farci vincere, proprio un miracolo. Diciamo che è stata la provvidenza. Tra Martino, che c'è? Non ti piace? Eppure dovresti avere appetito dopo la partita. No, è che... Niente, non è che... penso. Beh, è un peccato però non mangiare. Sono tutti doni del Signore, Tra l'altro il frate cuoco ha ammazzato il maiale questa settimana e bisogna fargli onore, dai, su. No, ma c'è gente che gli fa onore. Ah, sì? Chi è, chi è? Qualcuno senza pensieri, ecco, hai capito? Non so di chi parli. Lo so. Perché proprio a me dovevi dare questa incombenza? Perché mi hai dato sta cosa addosso? Perché me l'hai data a me? Cosa ti ho fatto? Cosa c'è? Cosa c'è, anima in pena, che tutta la notte che vai su e giù e su e giù? Qui non si riesce a chiudere occhio. Non riesco a dormire. Non prendo sonno, va bene? Si vede che sarai eccitato. Cosa stai dicendo? Eccitato cosa? Io eccitato, ma figurati, Giacomo, dai. Ma non eccitato nel senso che, diciamo, di carattere sessuale, testa. Dico eccitato perché magari stai ancora pensando al risultato della partita. Grazie alla mia scelta sportiva che ti sei messo a fare il portiere, sei diventato il match winner. Sarà per quello. Non è la partita. Che c'ho un peso dentro, hai capito? Ormai mi hai svegliato. Se vuoi parliamone un po'. Parliamo e così... Ti liberi un po' di sto peso che c'hai... Non posso. Non puoi parlare. Perché? Non posso, è una cosa che ho saputo in confessione. Non è niente di personale, ma è un segreto. Quanto mi dispiace sta cosa. No, è brutto nel cuore della notte vederti così in pena che vai su e giù. Mi spiace veramente, dai Matti, vabbè. Senti, io dormo, vedi di non far troppo casotto, Pensaci su, buonanotte. Buonanotte. Anche se... Anche se che cosa? Lo dico, anche se volendo un sistema ci sarebbe. Che sistema? Confessami. Adesso ti confesso, di notte. Giacomo, non ce la faccio più a tenere tutta sta roba dentro. Se non ne parlo con qualcuno divento matto. Mi confessi, mi libero, no? In effetti, se ti confesso poi devo tenere il segreto del confessionale, quindi saprei qual è il tuo problema. Che cosa fai? Comincia! No, in ginocchio. Scusa, le confessioni si fanno bene o non si fanno,
Pronto? Il padre, il figlio, lo Spirito Santo. Ho detto tre porcacicche, vabbè, ma beh, sei perdonato. No, adesso arriva la cosa. Ah, non era solo questo. Porcacicche era così. Allora. Sì. Quando eravamo nel calcio. Sì. Oh, porcacicca. Dorme. Ti credo. Tanto adesso lui si è liberato del suo bel problema, l'ha mollato a me e lui riposa. Martino! Oh! Martino! Ma sai, cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Che cosa? Tu ti sei liberato dal problema, l'hai ammollato a me, riposi tu, riposi. Io quando sono andato da San Nazaro, lui me l'aveva detto che è innocente, ma dicono tutti così e non gli ho creduto. Invece è vero. È vero, sì, è vero. Dovresti fare qualcosa però, Continui a camminare avanti e indietro e che disturbi la gente che riposa. Parli tu, che prima sembravi una locomotiva, dai. Inventa qualcosa, su, dai. Martino. Martino, mi è venuta un'idea. Ti è venuta un'idea? Sì, sì, dovremmo fare qualcosa. Inventiamoci qualcosa. Bravo. Dobbiamo trovare una soluzione. Certo. Sai cosa potremmo fare? Sono contento di essere qui a colloquio con voi, reprendi padre. Ma voi come fate a sapere che io sono innocente? L'ho saputo in confessione. È venuto uno a confessarsi. Al convento è andato a... Al convento Aia, però. Ho capito. Il vero colpevole. Sì, infatti, però non posso dirti chi è. Perché c'è il segreto confessionale. Capisco. Ma noi perché siete qui? Ma vogliamo aiutarti, no? Vogliamo darti una mano. Potremmo andare alla polizia oppure rivolgerci alla magistratura per far riaprire il caso e chiedere un supplemento di indagine. Sì, vabbè. Quelli ci mettono anni. Io rimango a marcire qui dentro. Quelli di me se ne fregano. Per loro il caso è chiuso, è risolto. Hanno tirato la catena. Pensare che... Pensare che cosa? Mi servirebbero solo 24 ore di libertà per trovare la prova che sono innocente. So dove cercarla, la troverei. Ne sono sicuro. Hai provato a chiedere un permesso? Non me ne danno. Non rientro nel programma che prevede i permessi. Forse fra 10 anni. Ma io la faccio finita prima. Io non ce la faccio più a stare qui dentro. Vuole ammazzarsi, così abbiamo anche un suicidio sulla coscienza. No, dobbiamo, guarda, risolvere immediatamente questa faccenda, Giacomo. Sai cosa potremmo fare? Cosa? Potremmo tentare di convincere il vero colpevole a farsi avanti. Sono stato io! Giacomo! Che? Sei stato tu? Ma non io, il colpevole, dice, sono stato io. Ah. E così San Nazaro è scagionato e trionfa il bene e tutti sono felici e contenti. Ok. Pericle. Cosa hai detto? Pericle. Ma non farne il nome assolutamente, va bene? Io tolgo la mano, la levo soltanto se tu la smetti di fare quel nome, va bene? Ah. Oh. Avevo detto Pericle, soltanto perché... Sì, basta, sembri un disco incantato, su. State parlando di me. Uno parla del diavolo e spuntano le come va? Gliel'ha detto, Me l'ha detto, me l'ha... Beh, mi ha confessato, io gli ho confessato... Insomma, confesso che... Sì, essendo che me l'ha detto in confessione, sì. Io sono tenuto al segreto confessionale, quindi... La... Sì, piuttosto tu, fatti sciogliere la lingua nella bocca. Su, basterebbe una parolina a chi di dovere, la cosa si sistemerebbe. Ma che belle parole. Grazie. Comunque non sono mica ancora pronto. E poi non mi va di andare a costituirmi. Tra un anno sono libero. Capito, ma anche quello lì potrebbe già essere libero. Di tempo qua dentro ne è già passato abbastanza e non per colpa sua, Nessuno ha mai fatto niente per me, se no non sarei mica qua dentro. E poi se la giustizia non funziona, cavoli suoi. Pericle! Non sono mica parole... Lascia perdere che è tutto tempo perso con questa gente che ho avuto a che fare.
Lascia stare, sì. Non si riesce. Due in uscita! Se non c'è nessuno, siamo noi. Andiamo. Ho fatto il secondino per Andrew, hai capito? Ah, sì. Mi fai provare? Uno in entrata! Per favore, scusi, fratello. Cosa c'è? Cosa guardi? Oh, ti conosco abbastanza, sai? Tu stai rimuginando qualcosa. Mi sta venendo un'idea, sì, questo è vero, ma è ancora allo stato embrionale, ci devo lavorare un po' su. Comunque tu stai pronto? Oh, sono pronto, sì, ogni volta che ti viene un'idea io lo so cosa succede, mi metti nei guai, mi metti. Per favore, per favore. Signore, scusami per il disturbo che ti do, ma solo con te posso parlare di un problema che ho e che si potrebbe risolvere con un po' di coraggio. Un uomo del tutto innocente è in galera, io avrei pensato a un piano... coraggioso, insomma, ecco, dimmi che mi perdoni. Dimmi che mi perdoni prima che ne combino uno delle mie. Crocefisso, grazie. Arrivederci. Due in entrata! Lascia dire a me. Dunque, tra tre giorni giochiamo alla rivincita, è lì che dobbiamo agire, chiaro? Abbiamo un piano perfetto. Ho detto che lo spiego io il piano nel dettaglio. Dunque, senti bene che cosa ho escogitato. Gli arcerati saranno avvelenati col loro. D'accordo? Alzi la faccia. Puoi anche alzare così, guarda, tac, pronto, eh? Allora, giù così, sotto, pronti, dai, su. Un po' meno rigido, devi stare un po' più flesso, dai. Te la preparo io, pronto per il palleggio, pronto, vai. Abbiate fede. Quasi, fermo lì. Pestone, mi sono dato. Allora, dai, prova a fare questo. Questo qui, guarda, questo è facile. Lì c'ho la giuntura del ginocchio che... Vabbè, colpo di testa, allora, proprio. Basta che ti inarchi bene, tac, lo devi prendere qua, sulla fronte. Qua? Sulla fronte, qua, bello. Bene, pronto, va bene. Vai, lo è. Si è fatto male. Sangue da naso. Facciamo qualcosa, su, ragazzi. L'estrema unzione. Ma che estrema unzione? Su, forza. Allora, fra Trapattoni, sta formazione ce la dice o no? Siamo qui che pendiamo dalle sue labbra, Sarà la stessa dell'altra volta, con la differenza che fra Martino sarà portiere fin dall'inizio. Squadra vincente, non si cambia. Ben detto, superiore. Era proprio quello che ci serviva, dai. Speriamo che il piano funzioni piuttosto. Preghiamolo, dai, preghiamo. Preghiamo che funzioni. San Siro, ti prego, fa che stavolta riusciamo a prenderli in giro. San Paolo da Napoli, fa che cadano tutti nella Trapoli. Nella Trapoli? Se devo dire Napoli è Trapoli, se dicevo Napola, allora potevo dire capito, Trapola. Allora io cosa dico? Da Cagliari, Sant'Elia, ti prego saluta mia zia, cosa c'entra? Cosa c'entra tua zia, appunto? No, c'entra in questo caso che io ho una zia che sta a Cagliari. Allora salutiamo i parenti adesso, dai, di una preghiera bella, dai, su. Faccio, dai, vecchio eterno. A questa dici? Ti ho detto di no. E fai finita con questa mania di essere avvelenato. Bevi acqua. Ma la vuoi piatta? Fate un veterinario. Capito? Attento tu. Lasciate stare a noi. Frati maledetti, che avete ammazzato l'attaccante. Forza. No, porta via. Presto, povero Fromartino, presto. Portatelo di là. Si è fatto male, veramente male. Martino, guarda che faccia. Vado in porta io. Dottore, la botta è stata tremenda. È come quando ti viene addosso un tram. Però, secondo me, il caso più grave è lui, che ha bisogno di un accertamento radiologico. Vedo che quasi non respira. Si muova però, dottore. Ecco. San Nazaro, dai, dammi la maglia. Grazie, fratello, grazie. Nel bagno c'è una finestra. Sì, scappa da lì, vai. Chi perde? Il
risultato è uno solo. Non prendiamocela. Sia fatta la volontà del Signore. Questo è il mio parere. No, fiato e soprattutto avere fede. Poi ce la facciamo. Poi se gli rompiamo le corna... Chi non salta frate? E tu chi sei? Non ti ho mai visto. Chi sono? Chi sono io? Sì. Non me lo ricordo perché ho preso una scarpata sulla faccia, ma che mi ha rimbambito tutto il... È il portiere dei frati! Come il portiere dei frati? E che ci fa qui? San Nazaro dov'è? A me lo viene a chiedere, il secondino sei tu. Calmino, eh? Allora? Mi sono fatto un dolore passato alla testa, che male. San Nazaro, manca l'appello, andatelo a cercare, presto, deve essere ancora qui. Tu invece vieni con me. Manca San Nazaro all'appello. E dove sono i suoi vestiti? Non è vestito da frate. Chi l'ha vestito così? Eh? Dove sono i miei vestiti? Eh già, non sono vestito da frate. Chi mi avrà vestito così? Che sono anche larghi e... Glielo dico io com'è andata. C'è stata una sostituzione di persona. Oh, direttore, per piacere, io non la guardo la televisione. Quelle fiction lì dei poliziotti, eccetera. Usi dei termini meno difficili e sia gentile. L'abbiamo cercato, signor direttore. L'abbiamo cercato dappertutto, ma non c'è, non si trova. Allarme generale. Tentativo di evasione in atto. Nominativo dell'evaso Jacopo San Nazaro. Massima allerta. Individuo particolarmente pericoloso. Probabilmente vestito da frate o da portiere di calcio. Il pericolo pubblico numero uno. Ecco, prendi questi, così vai in toilette, ti cambi e nessuno se ne accorge. Grazie, grazie di tutto. Anche a Fra Martino. Presenterò, Senti, San Nazaro, adesso le nostre strade qua si dividono. Come farai? Chiederò un passaggio. In qualche modo faccio. Oh, mi raccomando però, 24 ore torni dentro, me l'hai promesso, anzi, me l'hai giurato. Una parola sola, Mi servono solo 24 ore per trovare la prova. Non mancherò. Mi raccomando. Buona fortuna, fratello. Ne ho bisogno, amico. Vai. Anche noi abbiamo bisogno di fortuna. Ho cucinato tua cosa, come mi hai detto. Assaggia. Buono. Mi scusi ancora per il disguido. Ma le pare, direttore, sono cose che succedono queste qua. Lo faccio accompagnare con una macchina. A lei è molto gentile, eh? Poi questi vestiti glieli porto io, d'accordo? Non si disturbi, li dia ai poveri. Bel pensiero questo qui, questi sono bei pensieri. Ottima idea, direttore. Signor direttore! Signor direttore, mi scusi. Un detenuto è stato avvelenato. Vuole un cappellano con urgenza, ma il cappellano non c'è. Portatemi da lui, cosa aspettate? Andiamo. Dottore! Mi hanno avvelenato! Stai calmo, sto vado morendo, ad organizzarti una lavanda. Stai calmo! Mi hanno avvelenato! Direttore? Pericle! Volevo confessarmi, ma presto! Voi due mi conoscete? Ci conosciamo, sì, abbiamo giocato a pallone insieme, lì alla partita. Adesso, per favore, però, lasciateci soli, su. C'è una confessione in ballo, forza. Vedi, sono qua. Voglio liberamente un peso. Un altro? Sì. Stai calmati un attimo, allora. Stragati bene, su. Guardi, spiego, Spirito Santo, amo, dimmi figliolo, forza. Figlio di mignotta. No, figliolo. Era tutto un bluff. Tutta quella storia di San Nazaro. Così detto? Sì, non sono io l'assassino, è lui, è San Nazaro. Non c'è stato nessun errore giudiziario. Ci siamo inventati tutto per farlo evadere. E tu e quell'altro ci siete cascati. Oddio, come sto male. No, sto peggio io di te, sto molto peggio io di te. Sì, caro mio, sto molto peggio. Come se sto peggio? Dimmi che menti, Pericle, dimmi che menti. Sto morendo. Allora, non mettere. Oh, Mischero,
Che veleno? Nessun veleno, lei è una furca, una calatina e passa tutto. Ti sei fatto uno scherzo. Ti hanno dato la purga per scherzo. Ma meno male, io che credevo. Dammi la mano, voglio restare per... Fra Martino, ma dove sei stato? Eravamo in pensiero per te. E il saio? Scusi, padre. C'è una novità, ti devo parlare. Anzi, no, non posso parlare. Cosa, che cosa ti è successo? Dai, dimmelo che ti vedo un po' strano, non dai. Non farmi parlare, Giacomo, ti ho detto che non posso parlare. Vabbè, vabbè. Vado nella mia cella, medito un pochino. Sì, sì, vabbè. Ecco. Cos'è successo? Ma se ti dico che è successo vuol dire che mi metto a parlare. Invece se ti ho detto che non posso parlare, non posso parlare. Basta, vabbè. Martino, cos'è successo? Noi pensavamo di aver fatto una buona azione, invece abbiamo fatto una cavolata, ecco. Cavolata? Quale cavolata? Ma si è funzionato tutto a meraviglia, il piano era perfetto. Il piano era viziato in partenza. Noi siamo stati raggirati, qualcuno ci ha preso in giro e siamo caduti nella trappola come due... Come diresti tu, come due... Senti, lascia perdere, non stare lì a dire le mie parole. Se sai qualcosa, parla, dai. Non posso parlare. Sta cosa l'ho già sentita. A meno che... Ho capito, confessami. Vabbè, dai. Padre Giorgio, cosa fai? La confessione si inizia col segno della croce. No, la dai, confessione che, se no... si fa bene. Tu ti metti in ginocchio e io ti confesso. Con sta storia del ginocchio. Se non ti inginocchi, non ti confesso. E va bene, mi inginocchio con tutto il peso che ho dentro. Santo cielo, ecco, mi inginocchio. Oh, là. Come padre del figlio dello Spirito Santo. Vieni qua, Giacomo. È una cosa miracolosa. Ecco, vedete? Incomincia a fare effetto. Guardate. Cosa è stato? Padre Gabriele, fratelli, niente, è che devo aver mangiato troppo. Mi è rimasto qualcosa qui sullo stomaco, mi è rimasto. Hai mangiato qualcosa, è rimasto sullo stomaco. Sullo stomaco, testa. È che quando mangia la testa, dice nel senso della testina del vitello, sì. Che è pesante, la sera soprattutto gli rimane... Sì, sì, forse sono stati pelati San Nazaro. Cosa c'è? Avete perso l'appetito? È peccato sprecare i beni di Dio. No, è che io non ce la faccio. Io dovrei dire... È che noi abbiamo deciso di rispettare la Quaresima un po' in anticipo, vero Martino? Abbiamo deciso di rispettare la Quaresima. Può essere una buona decisione, anche se è molto personale. Per gli esteri è tutto. Ora eccovi le ultime notizie dall'interno. Le ricerche per catturare il pericoloso evaso Jacopo Sannazzaro proseguono attivamente. Il bandito si è reso protagonista di una rocambolesca fuga dal carcere in cui stava scontando una lunga pena. Secondo le dichiarazioni di un pentito, Sannazzaro era uno spietato killer al servizio della mafia e di altre numerose organizzazioni criminali. Pure!
Il malvivente è sparito. Che deficienti. Però moderiamo un pochino il linguaggio. Ma non noi, cosa hai capito? I secondini che se lo sono fatti scappare. Ha più volte dichiarato di volersi vendicare delle persone che hanno... Superiore! Che c'è, Pericle? Portami dal direttore. Sai che non abbiamo una lira in questo momento, no? Pronto? Parla il convento di San Bonaventura. Sì, è il convento. Ecco, bravo. Dai, forza, passami Fra Martino. Vogliono Fra Martino. Fra Martino non ha mai chiamato nessuno. Dai, sbrigati, che sto chiamando dal carcere, non ho molto tempo. Sì, sì, lo chiamo subito. Lo chiamano dal carcere, dal carcere. Pronto, ma chi è? Sono Pericle. Ascoltami bene. Cosa vuoi tu da me? Devo dirti una cosa importante. Mi senti? Sì, purtroppo ti sento. Chi è? Pericle. Pericle. Senti, lascia che ci parlo io che ti ho già infinocchiato una volta. Dai, su. Oh, guarda che tu sei il mio compare, ci hai infinocchiati tutti e due, se no, per quello. Della verità sono io che ti sono venuto dietro e basta. Parlaci te. Ci parlo io. Dai. Pronto? Ma dai. Pronto? Pericle, sono io, sono Fra Giacomo. Avete tenuto la bocca chiusa nonostante la fregatura, eh? È tutto lì? No, per dirvi la verità, tutta la verità. Sannazzaro è scappato perché vuole ammazzare un giudice. Sicuro, signore. Mamma mia, madonnina santa. Va tutto bene? Benissimo. Sì, liscio come l'olio. Pericle, perché ci dici queste cose? Su. Non volevo avere sulla coscienza un altro morto. Senti, Pericle, caccia sto nome. Chi è sto giudice? Natali. Giudice Natali del Foro di Monza. Presto. Andiamo, dai. Giudice dai. Natali, Foro di Monza. Dobbiamo arrivare prima noi a quel foro lì. Che se arriva Sannazzaro di fuori, sai quanti gliene fa? Su, forza, dai, corri. Sono già in macchina io. Prendi la prima a destra. Giudice Natale sto cercando. Dove lo trovo? Oggi è udienza. Eccolo là. Giudice Natale, mi riconosce. Sannazzaro sono. E lei è un uomo morto. Fermo, Sannazzaro. Sei sorpreso, di vederci? Toglietevi di mezzo tutte e due, vi ammazzo. Dai, butta giù quella pistola, forza, arrenditi. Questo è un miracolo, è un miracolo. Ancora vivo. Oh, signore, perdonami per tutto quello che ho fatto. Ma quanti ne ho ammazzati? Qualche sei ne ho ammazzati. Il sindaco di San Giovanni, il primario dell'ospedale di Canicattì, il farmacista di Licata, l'avvocato Crapanzano, Mischino, pure suo figlio ho ammazzato. Il pentito, Pippo Cupiello, il fratello del boss, Saverio Marana. Ma quanti sono? Sette. Mizzica, sette sono. Non dir parolacce, sai. Signore, perdonami. Giuro, non lo faccio più. Avete sentito bene? Avete preso nota? Forza, portatelo via. Dai. La pistola. A voi vi faranno santi. Ne sono sicuro. Non credo proprio. Mi sa che il paradiso per ora può attendere. Abbiamo riciclato i parastinchi d'acciaio dalla partita. Figli di puttana. Ti conosci? Cosa c'entra? C'è il momento di andare a ravanare sulla professione della mia povera mamma. Ho chiesto. Quando esco vi ammazzo tutte e due. Non credo proprio. Dopo questa confessione qua ti becchi sei ergastoli. Il minimo. Pace e bene. A noi. Grazie. Oh, signor giudice. Grazie, se non era per voi. Dovere, signor giudice. Che Dio vi benedica. Grazie, benedica anche lei. Max. Avvocato. No! Ma è lei. Tonino, ma che piacere. Quanto tempo. È vero.
Io non sono cambiato, lei invece. E io invece un pochino. Ma è sempre stato così piccolo? No, prima era molto alto. Sì, sì, di cognome faceva i fan, per favore. Cosa vuoi? È la vita che fa succedere questi eventi. Sono caduto sulla via di Damasco. Distratto, Cosa c'è, Giacomo? Cosa c'è? C'è che c'è, sei ferito lì sulla... Io sono ferito? Sì, sì. Come mai, Giacomo? Non lo so, ti fa impressione? È sangue? Sangue. No, non mi fa niente. Poverino, mi fa impressione il sangue, sì? La gamba sanguina. È sangue? Sangue. Adesso mi spiegherete come mai vi siete beccati due pallottole. Come mai? No, non venitemi a dire che vi trovavate lì per caso, Infatti non eravamo lì per caso, c'è un motivo preciso, padre Gabriele, una confessione. E lei mi insegna che quando uno sente una cosa in confessione poi è tenuto al segreto confessionale e anche un po' professionale. Ora mi è tutto più chiaro. Vi ho portato dei mandarini e i giornali. Oh, grazie. Sì, che parlano di voi. Grazie. Ah, sì? Sì, siete due eroi. Per la prima volta mi compiaccio. Già, guarda qua. Certo me ne fai provare tu di emozioni, Da quando ti conosco la mia vita è proprio cambiata. Santo cielo. Poi tutte le volte tu hai già fatto qualcosa nella vita. Sì. Anche adesso, calciatore. Sei stato calciatore? Ho giocato a calcio per anni. Avvocato, è stato avvocato. Ho esercitato, ho avuto ogni professione hai fatto tu. Ma chi eri prima? Dillo al tuo Martino, santo cielo, ormai siamo amici, dai. Sì, non è che importa cos'è che ero prima, l'importante è che adesso sono frate. Questo è vero. Ti devo chiedere una cosa. Mi sai dire qual è il frate più elegante? Qual è? Frac. Dai, che schifo, Giacomo! Mi hai fatto ridere! Aia! Oh, scusa! Ma c'è attento! Scusa, non sapevo che ti facesse ancora male. Scusa, come si dice? Oh! Guarda lì, Cacciatore! È un cacciatore, ma se uno è fortunato, è fortunato! Qual è il programma della giornata? Dunque, oggi è mercoledì, siamo di turno nell'orto. Oggi è mercoledì, così in fretta, già mercoledì. Ma pensa a te, ma sai che ogni volta, tutte le settimane, arriva il mercoledì? Ma tu pensa? È strano, è incredibile. È stranissimo, non lamentarti, dai, guarda qui, il sole sorge, l'aria è pulita. Ho sentore che sarà una giornata meravigliosa. Fratelli! Siamo stati visitati dai ladri! Frambortolo, cos'è successo? Hanno scassinato il magazzino degli attrezzi! No! E la motozappa nuova? Non c'è più! Non c'è più la motozappa! Sono spariti due candelabri d'argento, tre vassoi del servizio nuovo e il televisore della sala comune! Ma io sono sicuro! Ieri sera c'era tutto! E a me hanno rubato la collezione di dischi di Bobby Solo e la chitarra! Fratelli, ma com'è possibile? Superiore, hanno rubato anche la motozappa nuova! Ma è un'epidemia di furti! Ma chi mai può essere stato? Io ho un sospetto. L'altro giorno quei due romeni sono venuti a ripararci la pompa del nostro orto. Giusto, avranno dato un'occhiata e gli è venuta l'idea di... Sì, per favore, con la chiesa a disposizione. Potevano andare lì e portarsi via i calici d'oro, oppure l'antica statua della Madonna. Era anche più facile, no? Ma Giacomo, rubare in chiesa è peccato. Ho capito, ma già che questi qui nel peccato ci sguazzano, peccatino più, peccatino meno, cosa vuoi che sia? Sono d'accordissimo con Giacomo. Strano è strano. Secondo me no. Questi rumeni avranno fatto il calco delle chiavi e poi... A ridaie con i due rumeni. Ma cosa c'entrano questi poveri ragazzi extracomunitari? Oh, sempre con loro ce l'avete, Comunque si trattava di oggetti, come dire, superflui. Possiamo benissimo vivere facendone a meno. Via, tornate alle vostre attività, fra Luigi, e provvedi per un inventario degli oggetti rubati. Sì, certamente. Vi benedico tutti. Guarda, Giacomo, qui stiamo arrivando a un livello di xenofobia. È vero. Guarda, io non lo capisco. Anche perché, se ti ricordi, a togliere il mais erano venuti due dello Zambia. Magari... Giacomo! Mi sono sbagliato. Ma che meraviglia sta torta! Voilà, finita. Che ne dite?
Fra Paolino è un tarteur, eh? È vero, è vero. Bravo, bravo Fra Paolino. Ce n'è basta un po' di crema? Sì, tieni, eccolo. Grazie, molto. Ecco la cosa, c'è più niente, te. La metto un attimino in frigo. Sì. Perché essendo un semifreddo bisogna anche fare un po' di freddo. Bravo, piano, piano, attento. Ah, ci penso io. Bravissimo. Fratelli, stiamo fermi, cerchiamo di non combinare dei danni, eh? Ah! Ma è Martino, cosa è successo? Martino, cosa hai combinato? Mannaggia. Un pomeriggio di lavoro finito sul pavimento. Te l'avevo detto di fare attenzione. Allora, cosa... Ah! Ma ho capito che sei tu. Io, no? Sempre il fantasma del Louvre, sempre. Mi sono caduto nella torta. Sei caduto nella torta, ma guarda che roba, ma guarda. Ma cosa hai combinato? Ma non abbiamo il tempo di farne un'altra. Aspetta, aspetta che... È buonissima però, complimenti, veramente buona. Vabbè, non preoccupatevi, adesso quando torna la luce troveremo un'altra soluzione. Se torna la luce. Ma certo che ritorna, di solito sta via solamente qualche minuto. Sì, non torna, sì, non torna, non torna. Però è bella questa atmosfera, eh? Eh sì. Questa atmosfera rustica. Secondo me ci avvicina di più alla meditazione, alla preghiera, eh? Io la luce la toglierei più spesso. Sapete cosa vi dico? Io la luce non la riattaccherei proprio. In fondo San Francesco mica ce l'aveva, eh? Ho capito, ma se San Francesco la luce l'avesse avuta, la bolletta l'avrebbe pagata a testa. Sì, Giacomo, ha ragione Luigi, avresti dovuto stare più attento. Fratelli, io mi scuso con tutti per la dimenticanza. Domani risolverò la situazione. Domani. Tanti auguri! Scala per anni. Veramente? Sì. Allora stasera mi canti Rigoletto in cella? Sì, sì, lo canto. Fratelli, non mi aspettavo tanto. E poi questa trovata della candela sul tacchino. È una trovata di Martino. Chissà come gli è venuta in mente questa trovata. Beh, per me la candela nel tacchino per ha favore, un suo significato. Sì, significato. È superiore, è il suo compleanno. È dopo che lei spenga la candela. È dopo. Bravo superiore! Ma allora, fratelli, ma... Allora cosa? Stiamo bagnando qui il prato, Vai a fregare da un'altra parte, no? Martino, sai cosa ti dico? Io sento puzza di bruciato. Ma no, guarda che non c'è niente di bruciato, il prato è anche verde, lo stai anche bagnando. Ma cosa hai capito? Ma non in quel senso, dico le bollette non pagate, i furti. Secondo me Fra Luigi nasconde qualcosa, fidati. Ma cosa dovrebbe nascondere? Non lo so, se no non mi farei la domanda, abbi pazienza. Sì, ma guarda che sei malfidente, in confronto a te San Tommaso era un credulone. No, guarda. No, ma che c'entra? Io, guarda che non mi sbaglio mai quando questo... E adesso? Cosa succede? È finita l'acqua. Allora, l'acqua! Allora, si può sapere cosa succede con quest'acqua che non mi esce più dal pissarotto? No, vi assicuro che stavolta io non c'entro niente. Staranno facendo dei lavori di manutenzione alla rete idrica. Sì, e magari gli idraulici romeni si sono portati via anche i contatori. Adesso chiamo quelli della rete idrica e gliene dico quattro. Non puoi. Come non posso? Posso e come? Ma ti dico che non puoi. No, scusi, superiore, quando succedono ste cose, uno alza la cornetta del telefono, chiama e gliene dice altro che quattro, anche 8, 12. Ci hanno staccato il telefono. Cosa? Ci hanno staccato... Luigi, ne sai qualcosa? Ebbene sì. Ho dimenticato di pagare la bolletta dell'acqua e anche del telefono. Mi volete uccidere per questo? Superiore, se permette lo porto al muro e lo faccio secco io. Con le mie mani lo faccio secco. Voi non vi dimenticate mai niente? No. Giacomo, mi sa che hai ragione tu. Bisogna stare attenti qua. Qui la gallina ci cova. No, quella è la gatta. Gatta ci cova. La gallina fa le uova. Per le dare da covare alla gatta? No, gliele porta la faraona. Che cosa vuoi dire, Martino? Glielo dico io. Vuol dire che Fra Luigi ci nasconde qualcosa, questo è sicuro. Ecco. Lo credo anch'io. Magari potreste tenerlo d'occhio. Ma dove vai? Ho un sacco di giri da fare. Devi fare la spesa, dove corri? Vieni Sono sicuro al 100% i furti li ha perpetrati lui.
Li ha perpetrati? Perpetrati, che è stato Fra Luigi ad andare a rubare tutte quelle cose, lì te lo dico io. Ma cosa stai dicendo, Giacomo? Fra Luigi non le fa queste cose, su? Sì. A parte il fatto che è sempre stato un economo integerrimo, sì, ma sì, soprattutto un frate esemplare. Sì, bravo, in broda, questo qua ha bisogno di soldi. Andiamo a controllare se c'è sotto qualcosa. Ti fa ridere l'armadio? No, mi fa ridere il pensiero che hai tu, che c'è ancora oggi come oggi della gente che nasconde delle cose nell'armadio. È la cosa più banale del mondo. Se io avessi una cosa da nascondere, non la metterei mai nell'armadio. Mai dire mai. Ogni uomo ha uno scheletro nell'armadio, ricorda. Vai, apri. Perché non lo apri? L'idea è mia, tu apri. Se magari mi fuori il collo. Per favore, non vuoi che sia. Su, apri. Guarda cosa c'è qua! Guarda! Totocalcio! Guarda, il bingo! Super Enalotto! C'è anche la trisse! Mamma mia! Che cosa significa? Cosa significa? Lo so io che cosa significa! Andiamo, forse siamo ancora in tempo! Dai, forza, su, forza! Dai. Cosa hai fatto? La porta! La porta è una porta, non ce le ha le gambe per spostarsi. E ricordati di comprare la frutta e il formaggio che ci arrivano sempre in ritardo. Dai, tranquillo, so io. Ah, poi senti, compra tutto nelle cassette di legno, non in cartone, che poi marciscono, eh. E due porri! E qualche spicchio d'aglio che serve sempre. Ho capito, lascia fare a me. Scusa, dov'è che sta andando? A fare la spesa. A far la spesa? Sì. E magari gli avete anche dato i soldi per far la spesa? Ma il barato come forma di pagamento non c'è più dal XIV secolo, su! Martino, andiamo! Ci sono le orazioni mattutine, dove andate? E poi le diciamo, con comodo! Il baratto! Dai! Io ho forato, Giacomo! Fermo un attimo, aspetta, ecco, è entrato lì, vieni con me. Stavolta lo becchiamo con le mani nel sacco, te lo dico io. Piano, più piano di così. Per vedere la partita. Prego, si accomodi. Ma non c'è qualcosa di strano, Giacomo. Niente, mettono a posto. Va a vedere le partite di calcio di nascosto. Scusa, ma quale partita di calcio? Ma se è martedì mattina, ma chi vuoi che giochi a calcio il martedì mattina? Neanche agli allenamenti, dai, te lo dico io, quella lì è una parola d'ordine. Ho capito. Lì dentro c'è qualche cosa di proibito, Giacomo? Proibito no, siamo in missione, ci dobbiamo andare. Vieni. Sì? Buongiorno, siamo venuti a vedere la partita, sì. Partita di calcio. E chi vi manda? Lo dice lui. Allora? Perché Giacomo? Io non so. Chi? Ci manda... Ah, il superiore ci... Il tuo superiore ci manda. Allora conoscete Tony? Tony? Figuriamoci, andavamo all'asilo insieme anche. Lui e Tony sono così proprio, eh. Sono stati anche in Colonia. Colonia, anche a Monaco di Baviera, la Germania l'abbiamo girata. Giacomo, in Colonia al mare. Al mare, aveva un costumino bellissimo, ve lo ricordo. Scusate, ma non vi avevo mai visti.
Dobbiamo essere piuttosto prudenti. Fate bene, fratelli, sì, sì. Prego, sì, comoda. È il nome di un ospedale, già. No, è la via anche di una questura. Cosa c'entra? Non so, io andavo a... Comunque, complimenti per il travestimento da frati. Se tutti i nostri soci fossero prudenti come voi, non avremmo tutte queste grane con la Pula. Con chi, scusi? La Pula, la madame. Piedi piatti. Giacomo, ma chi è sta signora con i piedi piatti? Ma la polizia. La polizia? Dov'è? Ma no, tu hai detto la polizia. Ho capito. Ma dove mi hai portato, Giacomo? Signori, prego, accomodate. Grazie. Grazie. Pace e bene, pace e bene. Pax. Buon divertimento. Ma questa è una sala da gioco. Una sala da gioco? Ma non lo vedi che è una bisca clandestina? Guarda, guardalo là. Guardalo là. L'hai capito o no? Fra Luigi c'è la febbre del gioco. È grave? È curabile almeno? Ma sì, una suppostina, un antipiretico gli passa. Bene, glielo mettiamo. Ma quale antipiretico? Questo qui sta spendendo tutti i nostri soldi, i soldi del convento. Andiamo là adesso e mi raccomando, massima severità. Severità? Lo rangio io. Fra Luigi? Oh, fra Giacomo, fra Martino. Fra Giacomo, fra Martino. Io salto un giro. Sì, anche due. Ma mi avete seguito? No, passavamo di qui per caso, passavamo. Le bugie, l'abbiamo seguito, Giacomo. L'abbiamo seguito, sì, per forza. Forza di raccontare frottole, eh? L'idraulico rumeno, eh? Sì. E le bollette, Fratelli, ricordatevi che a volte le apparenze ingannano. Ma ti rendi conto, Fra Luigi, ti rendi conto che stai sperperando tutti i soldi del convento? Tutto per correre dietro a questo bieco intento giocoso, eh? Come hai detto, Giacomo? Ho detto bieco intento giocoso, mi è venuto così. Cosa devo fare? Allora! Sì, sì, fratelli, sono costernato. Purtroppo a volte in quest'ultimo periodo mi capita un istinto irresistibile al gioco, come un impulso primordiale che mi assale. Sì, capisco, magari ti viene voglia di giocare a blackjack, eh? No, anche a poker, alla ruletta, ai cavalli, al totocalcio, al superenalotto, Lotteria Italia, Merano, Monte. Basta! Ci penso io, Giacomo, un piccolo esorcismo. Sì. Vade dentro, Satana, vade in gioco, vade via! Ecco, adesso non gioca più. Ma come? Proprio adesso che sto vincendo? È la prima volta che mi capita. Chi se ne frega? Ho fatto bene a dirglielo. Stava vincendo, potevamo fare due giretti, magari recuperavamo qualche euro. Giacomo. Ehi voi, c'è Tony che vorrebbe dirvi due paroline. Tu conosci questo tipo qua? Posso sapere da questi signori? Dove? L'abbiamo conosciuto. Scusi. Questo qui è il Tony che diceva lei. No, perché non c'entra niente col Tony che dicevo io. Quello che conosco io è alto, biondo, abbronzato, molto prestante e scattante. Quindi ci deve essere stato uno scambio di persone. No, noi a questo punto andremo. Scusate il disturbo, complimenti per il locale, bellissimo. Grazie. E dove volevi andare? Acchiappa tutte e tre, oi. Fermi tutti, polizia! Fermi tutti, polizia! Meno male che il signore non ci ha abbandonato, meno male. Grazie. Avanti, non fare. Commissario, scusi, mi sa che c'è un piccolo problema, perché noi siamo due frati veri, siamo qui in missione e quindi se ci lascia andare torniamo in convento. Già, grazie. Non è il migliore, tradito nella piaga, ma lo sapevo, scherzavo a finire male. Cosa fai? Sono preoccupato, Giacomo. Giacomo. Ah, sono molto preoccupato. Ho capito, non ti devi preoccupare, ci penso io. Geometra, scusi, l'ho lasciata da solo. Mi dica, com'è che ha ammazzato sua moglie, che non mi ricordo? L'ho affogata. L'ho affogata? Alla piscina comunale. Sì, ma questo è niente. Devi vedere il giorno del processo. Arriva l'avvocato, mi dice tranquillo, tutto a posto. Vedrai, sì. Domani esci. Poi arriva il giudice, zac! Ha dato mica 20 anni. 20 anni, accidenti. E lei che cosa ha fatto poi? Cosa dovevo fare? L'ho preso, gli ho dato una capocciata. Così l'ho aperto la testa in due. Mi sembra giusto, capocciata. E ha chiesto scusa dopo? Io all'amico tuo, che se non sta zitto faccio come l'avvocato. Lo apro in due, come una cozza. Geometra, volentieri. Ha detto qui Geometra che se per caso non stai zitto... Ho sentito benissimo. Due, no, grazie. Dire. No, ho sentito. Comunque non è gentile. E comunque non si affogano le mogli. Ecco. Perché è peccato mortale affogare le mogli. E allora, basta, ma stai zitto!
Dice di stare zitto. Andiamo. Oh, grazie. Con permesso, prendi l'ottanto il giubbino. Lo prendo io. Geometra, arrivederci. Buona permanenza. E vi saluti la signora. È morta. Oh, è vero. Le porti fiori al cimitero. Non mancherò. Architetto. Dai, Giacomo. Grazie, buon uomo. Ecco. Tutto sistemato, fratelli. Il padre superiore ha parlato con il capo della polizia e gli ha spiegato la situazione. Oh, bene, no? Si è lodato Gesù Cristo. Sempre si è lodato. Sentite, sì. Voi pensate che io sarò punito, no? Ma io scommetterei che... Ma cosa dici una parola così, con tutto... Scusa. Anche tu, Giacomo, santo cielo. Non ti preoccupare, fratello. Io conosco il padre superiore più di voi e lo conosco e come. È un uomo paziente, misericordioso, spesso e volentieri. Io non so cosa devo fare con voi. Leggete qua. Catturati in una bisca clandestina controllata dal racket, due frati francescani colti con le mani nel saio. Fanno pure gli spiritoni. Appunto, fanno anche gli spiritoni. Potevano esimersi. Almeno Fra Luigi era in borghese. Ma voi avete infangato la veste sacra. Noi eravamo lì in missione, mica per scopi personali, a giocare a puntar fish. Fra Luigi ha tradito la nostra fiducia. Quello sì. E avrà la punizione che si merita. Giusto. Quello è giusto. Giusto. Quello è giustissimo. Cos'hai da dire a tua discolpa? Da quando questa passione per il gioco? A Natale non giocavi nemmeno a tombola? È accaduto qualche tempo fa. Una signora, anziana, mi ha chiesto se l'accompagnavo all'interno di una sala dove si gioca al bingo. La signora, miope, non vedeva i numeri. Mi ha chiesto, per carità cristiana, se potevo controllarli io. Insomma, voi non ci crederete. Abbiamo fatto bingo. Ma quanto avete vinto? 100 euro. Per 100 euro... Ma non io, la signora. Ho capito, dico, ma sono 100 euro, dai. Da quel giorno non mi fermo più. Se non gioco qualcosa, sto male. Ma adesso sono pentito. Vabbè, visto che mi sembri pentito... Voglio essere clemente. Adesso il superiore si crede il Papa. Clemente. Si è montato la testa. Voglio essere clemente. Dovrai recitare 100 paternoster e fare 100 giri di corsa del convento. Contemporaneamente. Così impari a giocare. Hai visto che legnata, io lo conosco. Per voi invece... Ho in testa ben altro. Dica, noi due siamo bravi. La morte nera. La morte nera? È un gioco che fate... Cos'è? Che cos'è la morte nera? No, Giacomo, la morte nera no. No, ho capito, ma che cos'è? Un gioco di società? No, non è un gioco. Hai presente? Hai presente dove va a finire tutto quello che si mangia, no? Dopo che lo si è digerito. È un gran brutto posto. Fratelli, sono 2 settimane che il pozzo nero è intasato. Sono felice che qualcuno si sia offerto volontario. No, volontario il tubo, caro Framorco. Però ormai siamo qua e andiamo, che dobbiamo fare? Mamma mia, Framortolo, però che roba, Potresti anche mangiare un po' meno, che pure. No, non è colpa mia, è la bassa pressione che salendo provoca questo genere di situazione. Sì. Ecco. Grazie. E buon lavoro, Non vieni con noi? No, grazie, io rimango. Andiamo. Davide. Fiorini. Ui, che puzza. Giacomo, io non so se ce la faccio. Quanto riesci a resistere in apnea? Ah, beh, in apnea almeno 6-7 secondi, sì, Non ce la fai, non ce la fai. Dai, respira. Ma cos'è questo strano odore? Beh, sembra piuttosto una puzza infernale. Missione compiuta. Per cortesia, non voglio sentire una parola, se no sta roba qui mi finisce in faccia. Ecco. Piuttosto, com'è andata Fra Luigi? Ha avuto un'amnistia al 30° giro intorno al convento, quando ha visto apparire Sant'Antonio da Padova in tuta che correva di fianco a lui. Adesso a chi hanno dato il ruolo d'economo? Se l'è beccato il superiore a interim?
Cosa c'entra l'Inter, Giacomo? Sempre di calcio. Cosa c'entra l'Inter? Te lo dico io, interim è un'altra cosa. Il superiore gli ha dato una seconda possibilità e lo ha confermato. Vabbè, cristianamente parlando non fa una grinza. Sì, invece economicamente parlando fa un sacco di grinze come... Un giocatore non è che perde il vizio dal giorno alla notte, dai. Cosa ne sai tu di quando perde il vizio il giocatore? Me lo immagino, perché il giocatore è un po' come un serial killer che continua ad ammazzare, in questo caso a giocare, finché non lo beccano. Scusate, è meglio che ci teniamo un occhio su quello lì, te lo dico io. Andiamo a fare la doccia. Vabbè, ci vediamo più tardi, con permesso, scusate. Guardate che non l'hanno ancora riattivata, l'acqua. Ride, fra facocero. Questo ci ricasca e gioca, te lo dico io. No, l'ha capita la lezione. L'ha capita, guarda. No, va via. Aspetta. Non ce la fa. È 1-0 per le forze del bene. E vai! La regina vince, questa perde, questa vince. La regina vince. Oh, no, il gioco delle tre carte, no! Questa perde, questa vince, attenzione, questa vince. Seguite la domanda, seguite attentamente, attenzione. Gioca, gioca. Dove la do i quadri? Benissimo. Quanti è il vostro gioco? Vedi che sta cercando i soldi, guarda, attenzione, tre. Il vice perde, la regina vince, attenzione. 2-0 per le forze del bene. Prego, quanti è il vostro gioco? Signora, punto. Ma io non sapevo che il bene avrebbe vinto. Seguiamolo. Perfetto. Cosa ci fate qui? Bambino, vai a scuola, cosa fai, pupa? Vai, ti prego, ascoltami. Tony, dai! Mi farà ritare! Pagherò, Tony, ma abbiate pazienza. Insomma, 20.000 euro non sono soldi che si trovano così da un giorno all'altro. 20.000 euro? Porca fate i furbi, eh? C'è Tony che vi vuole. Buongiorno, stavamo dietro al cassonetto perché stiamo facendo la raccolta differenziata dell'immondizia. Sì, perché noi la differenziamo l'immondizia. Guarda chi si vede, i due frataccioni. Non fargli del male, Tony, sono miei amici, confratelli. Siete venuti a saldare il debito di questo pezzente? Sì, siamo venuti a saldare il debito. C'hai 20.000 euro spiccioli da dare all'ingegnere? Dicendo? Non ne ho mai visti neanche 500 tutti attaccati. Luigi, vergognati! Chiedere in soldi in prestito a uno strozzino! Ehi, frate! Piano con le parole, mi potrei anche offendere! Sì. Avete 48 ore di tempo per saldare il debito. Altrimenti? Non potrete più dire le preghiere in ginocchio. E come mai, scusi? Perché non ce l'avrete più! È ricevuto il messaggio? Forte e chiaro. Signor Tony, lei ha ragione. Però un po' di comprensione umana per quest'uomo che c'ha la febbre del gioco, su, signor Tony. Grazie, Martino. E allora? Allora, lei dovrebbe essere più comprensivo. Del resto è un uomo che ha sofferto tutta la vita, nelle condizioni in cui è, ha sofferto, può capire, santo cielo. È anche portatore di handicap, no? È vero, sì. È tutto. Martino non è portatore di handicap. Non lo porta. No. Sto cercando di fregare l'assicurazione. Qualcosa in contrario? Assolutamente no, si figuri. Bravo. Avete 48 ore, eh? 48 ore. Vieni con noi, te. Andiamo, c'è un sacco di cose da fare. E allora, cosa volete fare? Chiamiamo la polizia adesso. Anzi, no, chiamiamo il superiore, che è molto peggio della polizia. No, il superiore no. Quello mi fa lasciare l'ordine. Datemi una terza possibilità. Sì, adesso la terza possibilità. Non si è mai vista sta storia qui, dai. E datemela lo stesso. In fondo non ci insegnano il perdono. Sì, ma F come frati, non F come fessi. Martino, che facciamo? Io non gliela darei, Giacomo. Non gliela daresti? No. Vabbè, ti diamo sta terza possibilità. È troppo buono, prenditi sta terza possibilità. Sì. Però adesso il problema è questo qui. Quello lì, con il paralitico. Come facciamo a rimborsargli il debito? Come si fa, Con questo. Che cos'è quella cosa lì? Ho giocato 1.000 euro sulla corsa tris di oggi. Perché fai così? Cosa vuol dire la corsa tris? Ha preso 1.000 euro e le ha giocate sui cavalli. Se va, se non va, amen. Capito? Quale cavallo che va? Quale che non va? È un cavallo sicuro, si chiama Giuda. Giuda in testa, ma Batman lo attacca dopo aver dato due lunghezze agli inseguitori, tra i quali resiste solo Tortellino. Giuda!
resistere all'attacco di Batman. Giuda, non mollare, non mollare. Giuda, 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 Giuda. Porta Giuda, non tenere il tiro, non mollare Giuda. Giuda resiste sul rettifilo, ma Batman lo tallona. Pochi metri, arrivati! Primo Batman, secondo Tortellino, terzo King Kong. Giuda ha ceduto di schianto ed arriva solo in questo momento. Con Giuda qua è proprio brocco. Ma mi meraviglio di te, dico anche tu, sei francescano e mi vai a giocare Giuda. Ma lo sanno tutti che King Kong era superiore. Mi meraviglio di voi. Superiore, creda me. Ci siamo fatti prendere dalla febbre di Luigi, è lui che gioca. Cento paternostro? No! Meno male, meno male. 200! Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Padre, coraggio, fratelli, coraggio, che mancano soltanto 60 giri! Non ce la faccio più! Per favore, non darci un discampione, tiri tu! Il vomito! Manda giù, manda giù! Ogni Tappo. Bottiglia di questa annata è preziosissima, fratelli. Tappo. Giù. Tappo. Fratelli, vi prego, controllate bene che le bottiglie... Fa vedere, fratello Edoardo. Molto bene. Cos'è sta roba? L'etichetta della nuova grappa. Ma, scusa, l'etichetta di una grappa, non so, uno disegna una bella veduta qui panoramica del monastero, ci mette un bel putto, sai quei bei bambinetti allegorici con i grappoli d'uva? Capito, ma siccome la grappa è pericolosa, la gente va un po' avvertita. Se vuoi faccio il putto con il teschiettino. Ma come Ehi, vuoi? Volete assaggiare un po' di grappa? Ah, grazie. È buona. Franco Alberto è venuta bene, eh? Non ti senti bene? No, dico, la grappa è venuta bene! Stai sì, molto meglio che l'anno scorso. Non grande qualità, scusate, ma qualità. Il prezzo che ti ho fatto... Fermo, Franco Alberto, vieni qui. Il vino l'hai caricato, adesso paga. Allora, ecco i soldi, ti do uno, ti do due, due, ti do tre. E tre, siamo a posto. La saluto, fra Luigi, io vado. Vai in pace, ciao. Ma Luigi, sei soddisfatto? Sì, sì, molto soddisfatto. Così, sì. Quest'anno il raccolto è stato ottimo. 5.000 euro al netto delle spese. Però! Sì, e adesso devo scappare, ho molte cose da fare. Ah, senti, io vado a fare poi un'offerta a San Medrisio. San Medrisio? Sì, sì, rientrerò domani. Pace bene, fratello Giacomo. Pace bene, fratello Luigi. Dove va? Boh, va a fare un'offerta a San Medrisio. Un'offerta? Non so, dice che... Io penso che sia un santo al quale lui è devoto per il fatto che sa che c'è questo vizio del gioco. E quindi gli va a fare st'offertina. Però a me nella M non mi risulta San Mendrisio, perché mi risulta Matteo, Marco, San Martino, San Melchiorre, San Mendrisio. Adesso tu conosci tutti i santi con la M, ma dai, su, per favore. Giacomo, guarda che io ci sono nato in convento. Conosco tutti i santi con la M e non. Vabbè, però sto San Mendrisio... Mi suona, ma mi ricorda qualcuno, ma non mi ricordo bene chi è. San Mendrisio. Il nostro vino novello è senza dubbio il migliore dell'annata. Adesso sentiamo cosa dice. Superiore? Spero che con i tanti soldi presi dal nostro vino potremo comprare delle pentole nuove ed un buon fornello. Io andrei piano con le spese, eh? Qualche soldo di riserva fa comodo, eh? E i soldi non si buttano dalla finestra. Puoi berne più di un I soldi non si devono buttare. Ma tu che è un piacere. San Mendrisio. Oh, cosa dici, Giacomo? San Mendrisio. Ma chi è San Mendrisio? San Mendrisio. Cosa ti sta dicendo? Ti sta parlando? È qui tra di noi? È in questa stanza? Si è materializzato, Giacomo? Ma quale materializzato? Ho capito tutto. Devo andare. Dove vai, Giacomo? Si può sapere che cosa sta succedendo? Do un'occhiatina, eh? Tramattino. Ma come ho fatto a non capirlo? Ma quale San Mendrisio? Mendrisio non è un santo, è una città della Svizzera dove c'è un casinò! Ma ti rendi conto? E allora? E allora, quello lì, fra Luigi, è andato a giocare con i soldi che dal vino, i soldi nostri del convento! E lui vuole lasciarci un segno per essere scoperto! Esatto, come serial killer! Sei proprio scemo, Holmes! Giacomo, ma dove mi hai portato? In un posto bellissimo, pieno di luci, colori. Sì, ma non è il posto dove dovremmo stare noi. Ma parla per te, che è un posto che va benissimo. Presidente! Che piacere rivederla. Era un po' di tempo che non la vedevamo da queste parti, eh? Non
ci dirà che ci ha tradito per Monte Carlo, eh? Caro Franco, sono in missione, poi ti spiego dopo. Scusa una cosa, presidente, sì. Scusa una cosa. Non è che per caso Fra Giacomo è stato in questo posto? Martino, tu fai sempre delle domande ovvie, la risposta è una sola, mai, mai stato. Dunque, il salone principale di Lazzi. E allora come fa Fra Giacomo a sapere dove è il salone principale? Me l'ha detto in confessione un carcerato. Un carcerato? Ma ha confessato la planimetria di sto posto. Ah, perché lui ha peccato di planimetria. Essendo architetto, sì. Per favore, cerchiamo questo qua, Eccolo là. Faccia passare. Mesdames, faites vos jeux. Questo... Fate il vostro gioco, signori. Rien va plus. Che ti avevo detto? Salone principale, tavolo della roulette, c'è Fra Luigi. E adesso io vado là, perché quello lì non ha la febbre del gioco. Quello lì c'ha il febbrone da cavallo, gliene dico qua. Ma dove vai? Dove vai che in questi casi ci vuole diplomazia? Ci vuole un po' di tattica. Tattica, eh? Fidati di me. Vieni. Franco? Dica, presidente. Ti devo chiedere una cortesia. Vedi che lo conosci allora. Di vista, di vista. Scusa, Lo consideri già fatto, presidente. Grazie. Ma grazie. Presidente di che cosa? Per favore. Lo sapere. Sì. Sì. Ho paura. Per favore. Signore e signori, fate il vostro gioco. Da monsieur, faites vos jeux. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Signori, fate il vostro gioco. Oh, Giacomo. Messieurs, sapevo che avresti capito. Capito che cosa? San Mendrisio. Comunque, meno male che sei qui. Io non ho ancora perso nulla, Però ti prego, portami via di qui prima che perdo tutti i soldi dei nostri vigneti. Fra Luigi, non ci penso neppure, non ci penso assolutamente. Ma per quale motivo? Poi ti devo anche dire una cosa. Io non sapevo neanche che stavi qui al casino a giocare. Ah, e allora? E allora è che io sono molto più vizioso di te. Io sono pazzo per il gioco e quindi... Scusi, croupier. 30.000 euro sul 10. 10 come i 10 comandamenti, vedrai che escono fuori, escono fuori. Ma tu sei matto, dove l'hai preso tutti questi soldi? Dove li ho presi? Ho ipotecato il vigneto del convento, sì. No. Ho falsificato la firma del superiore, non è mica la prima volta, l'ho fatto un sacco di volte. 10, mi raccomando che esca il 10, Giacomo. Forza! Luigi, che cosa ci fate qua? Fra Martino, meno male che sei qui. Giacomo, sei giocato i vigneti. Vedi che i miei sospetti erano fondati, ho fatto bene a seguirti, sai. Giacomo, mi meraviglio di te, giocarsi i vigneti del convento. I vigneti, un vigneto del convento contro il fatto che adesso ne becco 10, 300, 400, mi becco tutti i vigneti del Chianti, anche quelli della Stigiana, mi raccomando, numero 10, croupiere. Già fatto, presidente. Martino, fai qualcosa, questo è impazzito. E non puoi giocare, Giacomo, è super peccato mortale. Sai... Per favore, io pecco quanto mi pare, chiaro, e poi casomai mi confesso. Il 10, mi raccomando, bello pieno, grazie. Signore, non lo... Signore! Padre eterno, fai qualcosa tu, aiutami. 7, rouge, impaire, manque. 7, rosso, 17. Cosa hai giocato? Ho giocato il 10. Ecco. E 7 come vizi capitale, abbiamo perso tutto. Abbiamo? Hai perso! Mamma mia, la vigna, adesso chi lo dice al padre superiore? Giacomo, andiamo, forza. Sì, andiamo. Per favore! Un giocatore non si alza mai dal tavolo quando sta perdendo. Uno vuole rifarsi. Franco, per cortesia. Eccomi, presidente. Mi trovo ad avere qui il contratto di compravendita di una bellissima abbazia che si trova in Brianza. Ma che intenzioni hai, Giacomo? Dunque, varrà un paio di milioni di euro. Potrei avere un acconto, non so, di 50.000 euro, un po' di spiccioli per continuare. Ma non puoi! Non è tuo, è di tutti! Ma chi se ne frega! Lorenzo, 50.000 euro al signor presidente. Grazie. Ma tu sei pazzo da legare, da richiudere! Sì, eccoli qui. Giacomo, ragiona, ti prego, andiamo via, basta! Un momento. Gioco tutto sul 12. 12 pieno, 12 come gli apostoli. Come gli apostoli. Tu sei pazzo da legare, da richiudere! E vai, 12, sento che uscirai, 12 apostoli ci aiuteranno, me lo sento, esce il 12, sì! Vediamo. Esce il 12. Attenzione! È finita, concentrati. Perdiamo anche il convento. Esce il 12. 4 nero pari. 4 noir per manco. Non ho detto. Il 12 è uscito il 4. Ecco. 4 come. Come 4 schiaffi che ti darei! E adesso! È finita! Dai, forza, andiamo via tutti. Andiamo su. Dai, dobbiamo andare, meglio andare. Andiamo.
di schiena, Giacomo. Ho capito, dico, mica era un taxi, Grazie, grazie ancora. Buon passaggio, arrivederci. Vedrai quando dirò tutto al padre superiore. Giacomo, ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Ci hai rovinato tutti. Non ti vergogni. Ma parli tu. Parli tu che hai derubato tutti i confratelli. Ma per favore, dai. Sì, ma tu ti sei giocato i vigneti. Il convento, hai perso una barca di soldi. Oh, ci hai rovinato tutti. E poi guarda, dopo una nottata come questa, io non giocherò mai più nella mia vita. Sì, sei sicuro, sì. Io sono un frate e devo dare il buon esempio. Basta carte, basta bingo, basta tutto. Allora te lo ripeto, sei sicuro? Sicuro, sicuro, eh? Quanto è vero che mi chiamo Luigi. Speriamo che non sia un nome d'arte. Ma che avete? Io non vi vedo sotto shock per la perdita, eh? Si può sapere dove siete stati stanotte? Dove siamo stati? Stanotte? Siamo stati nella grotta di San Mendrisio a pregare per ringraziarlo del vino, del vigneto è stato un momento veramente toccante. Sì. Abbiamo pregato tutta la notte. Anzi, proporrei l'anno prossimo ci andiamo con tutti i fratelli. È vero? Certo. È vero che andiamo? Cosa è vero? È vero o no? È vero, è verissimo. Come no? Spero almeno che questa visita a San Mendrisio sia stata utile. Sì. Sì, molto utile. Bene, bene, bene. Bene. Tutto è bene ciò che finisce bene. Sì. Se il Signore vuole, finalmente anche questa brutta avventura... Non è finita. Non è finita. No, eh? Guarda chi c'è. Oh, che piacere! Fratelli, questi signori vi stanno aspettando già da parecchio tempo, eh? Ma li conoscete? No. Come no? Ma certo che li conosciamo. Caro Tony, che piacere rivederla. Fra Bortolo puoi andare. È un piacere immenso e poi la trovo molto in forma. Complimenti. Le 48 ore di tempo che vi avevo concesso sono scadute da... 12 ore e 58 minuti, capo. Oh, svizzero. Preciso. Voglio i soldi miei. Senti, Tony, noi abbiamo solo una parte dei soldi. Ah, è quanto? 5.000. Ma quelli lì sono i soldi del vino. Cosa ti prende, Luigi? Cosa dovevo fare? 5.000 non bastano. Dovete trovare gli altri. Ti posso chiedere una cosa, Tony? Che per caso sai giocare a poker? Non sa giocare. Tony, lo so, ragazzi. È il miglior giocatore di tutta la pianura padana. Sa giocare. È il migliore. Che ne diresti se ci giochiamo il debituccio così a poker? Giacomino, lascia stare. Per giocare a poker bisogna mettere qualcosa sul piatto. Io ci metto i 20.000 che voi mi dovete. E tu che ci metti? Io ci metto... Ci metto la baradan. Qua, guarda, c'ho qui il contratto di proprietà del convento. Dico, qui c'è un valore... Mica, insomma. Scusate un attimo, devo parlare col mio confratello. Scusi un secondo. Giacomo, ma quel foglio di carta lì l'abbiamo stampato noi al computer quando eravamo al casinò. Quello è un foglio di carta straccia. Appunto. Se se ne accorge il pelatone, ci straccia anche noi due. Il contratto vero lo useremo per qualche altra occasione. Fidati. Tutto a posto. Allora, giochiamo. Giocano. Ehi! Porto sempre un mazzo di carte, non si sa mai. Se capita l'occasione, si gioca. Tony, vuoi fare tu le carte? Prego. Mischia pure tu. Non sono tanto pratico, comunque. E tra l'altro questo mazzo non è un granché. E vabbè, accontentiamoci, dai. No, ma non è pratico. Andiamo. Allora, come andare? Abbiamo vinto, Luigi! A prendere, Tony. Tu sei molto bravo, sei stato soltanto un po' sfortunato. Un po'. Dai. Ho perso tutte le mani. Allora possiamo considerare cancellato il mio debituccio. Sì, cancellato. Cancellato, però onestamente io avrei vinto anche la sua macchina, l'automobile. Però che ce ne facciamo di una Porsche qui al convento? Anche perché come la giustifichiamo col superiore? Oh, ma Giacomo, scusami.
Tu come fai a essere così bravo a questo gioco? Io frequentavo Las Vegas, ma era un altro Giacomo, erano altri tempi. Comunque un giorno di questi però mi dovete dare la rivincita. Tony, io te la darei volentieri, ma noi abbiamo smesso con il gioco, vero Fra Luigi? Sì, non giocherò mai più. Fra Luigi, e questo che cos'è? Oh, Fra Giacomo, Fra Martino. Fra Giacomo, Fra Martino. Luigi, non ti vergogni, avevi promesso di smettere. Di cosa? Di questo. Guarda. Ma via, un gratta e vinci non fa male a nessuno. Quanto costa? Solo 1,50 euro, ma se ne può vincere 50.000, Due gratta e vinci. Grazie. 0 euro. Questo, 0 euro. 0 euro. Zero euro. Giacomo, ho vinto, Giacomo! Qua, 500 euro! Giacomo! Ma c'è il numero Luigi. Di codice qua, F500Z, quindi questo 0 euro. Ma il codice? Perché se ne so io, stai attento, 0 euro. Si capisce bene se il codice o l'euro. Si capisce fuori uno, non so. 0 euro. 0 euro. 5.000 euro, ma deve essere il codice. Come 5.000 euro? C'era la E di euro. Ma Luigi, ce l'ha buttato via 5.000 euro! Ma pensavo fosse il codice io! Ma cosa ne so? Deve essere andato nel confino! Scusi, deve essere andato nel confino! No, Giacomo! Luigi, deve essere andato nel confino! Dammi la mano, tiro, sai! Chi è che mi ha detto? Chi è che mi ha detto? È profondo però!